ragazzi, e bentornati nella seconda parte della puntata. Eh sì, infatti Giada, nella prima parte dell'episodio vi abbiamo mostrato la nuova collezione delle minifigures. Una domanda: quale vi è piaciuto di più? Fatecelo sapere nei commenti. E poi Gianni, ci sono anche delle new entry all'interno degli schieramenti dei Gormiti. È vero. Io non vedo l'ora di vederli combattere. Anch'io non vedo l'ora di vederli combattere. Anzi, non vedo l'ora di vedere un nostro combattimento con i collezionabili. Sei pronta? Sì, dai, facciamolo ora. Vai. Che vinca il migliore. Che vinca il migliore. Passami una bustina. Passamela giusta però. Sì, giustissima. Quella perdente. Che se perde è solo colpa tua. Senti, questa è quella perdente. Adesso prendo la mia. Sono un po' indeciso. Dai, fai veloce, dai. Gormiti. Pronto? Apriamo. Ah, va bene, dai, mi piace. Posso anche dire anche a che me piace. Chi hai trovato? Uffa, ma è il mio preferito. Che è anche più forte ora. Va bene, dillo almeno chi è. Io ho trovato Lord Carrion Ultra. E io ho trovato Ultra Karak. Che della roccia, giusto. Allora, che sotto il trovato? Piede ho il numero 5. Io ho il numero 7. Sulla card? Ho il numero 7, quindi fa 13. Io il numero 9, quindi ho vinto io stavolta! E vabbè! Non è il tuo preferito pure, vinto. Giusto, ma guarda, io questa volta sono contento che mi hai battuto con Carrion, perché so che è fortissimo. Quindi, brava, ti batto anche un 5. Grazie! Prego, non me la prendo. Gianni, ma ti ricordi che dovevamo presentare i due nuovi personaggi? I due nuovi personaggi? Sì, te ne avevo parlato nella prima parte sì, della sì, puntata. Motak e Nucleor. Esatto, ora è arrivato il momento di presentarli anche a loro. Vai! Motak è un guerriero mecha legato al potere della roccia. Ha una forza distruttrice che non ha uguali nell'intera Gorm. Grazie al suo braccio destro può colpire gli avversari con dei colpi di pura potenza, scagliando in un solo attacco il peso di un'intera montagna sui suoi sfortunati avversari. Come tutti i guerrieri del suo popolo, l'energia mecha gli permette di levitare nell'aria, gettandosi contro i suoi nemici da ogni direzione, colpendoli con forza e precisione incredibili. Il suo attacco è la Mecha Valanga. Motak incanala nel braccio destro la sua incredibile potenza mecha, intrisa di energia della roccia. Il risultato è un fortissimo attacco che scatena sull'avversario la potenza di un'enorme valanga inarrestabile. Nucleor, invece, è connesso alle energie del fuoco, che superpotenzia grazie all'energia mecha. Il risultato sono attacchi incendiari di infinita potenza, capaci di sciogliere i nuclei stessi degli atomi che compongono la materia. A questa incredibile forza unisce una strategia di battaglia davvero particolare. Prende in giro i suoi avversari con battute pungenti per confonderli ed irritarli, in modo che abbassino la guardia e siano indifesi davanti ai suoi attacchi fiammeggianti. L'attacco di Nucleor è la Mecha Fiamma, un proiettile di energia mecha fuso con le ardenti energie del fuoco. Viene sparato dal cannone di Nucleor contro il suo sfortunato avversario. Un colpo di pura forza fiammeggiante, capace di sciogliere tutto quello che tocca. Wow Giada, Nucleor e Motak sono davvero due guerrieri fortissimi e io non vedo l'ora di vederli in azione nei nuovi episodi che sono in onda su RaiYoYo e RaiGulp. Hai proprio ragione Gianni. E voi amici, state guardando i nuovi episodi? E soprattutto, che cosa vi piace della nuova stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ora Giada, è arrivato uno dei miei momenti preferiti della puntata. L'ora della merenda. Ma no Giada, non è l'ora della merenda, anche se effettivamente mangiare è uno dei miei momenti preferiti. Strano, non l'avrei mai detto, Ho famissima. No, non intendevo quello, intendevo dire che è arrivato il momento del disegno gormitico. Però, prima di farvi vedere tutti i disegni che ci sono arrivati, sono tantissimi. Questa volta vi chiediamo di disegnare Lord Electrion. E vi ricordo che vi basterà fare una foto e mandarla a info@giochipreziosi.it. Poi penseremo noi a stamparla e a mostrarla in puntata. Allora Giada, io so che insieme ai disegni abbiamo delle dediche, giusto? Certo, allora iniziamo. Vai, iniziamo. Allora, questo ce lo manda Siria Codognotto, giusto? Giustissimo, e ci scrive. Ne ha fatti tre. Sì, allora. E ci scrive: ciao, sono Siria Codognotto di Dorno, provincia di Padova, e ho 13 anni. Sì. Vi spedisco i miei disegni riguardanti i Gormiti e spero che li pubblicate su Gormiti Show su YouTube. Per favore, grazie, un abbraccio a tutti. Grazie a te, ed eccoli qui. Vediamo un pochino cosa ci ha fatto. Allora, ha disegnato Icor. Che bello! Bellissimo. Poi una bellissima torre degli elementi. Guarda i dettagli. Fantastico, tutta matita. E poi ha disegnato il Lord insieme ai Gormiani. Che brava, guarda anche la matita, l'ha fatti tutti. Un sacco di sfumature davvero, davvero bellissime. Complimenti. Poi andiamo avanti. Proseguiamo. Sofia Pasquariello. Sì.
Ci scrive. È una bambina di 7 anni. Ci scrive: ciao Johnny e Giada, vi mando il mio disegno, spero vi piaccia e lo mandiate in onda al Gormiti Show. Grazie, ciao, un bacio. Eccolo qui, però secondo che me... Che bello, Titano! Secondo me Giada, mi sa che Titano non sa una cosa, dice che ti ama. Oh. Però se, e io mi sono dimenticata di avvisarlo che... Se tu che non ami più lui... Glielo dirò, non lo so ancora. Vabbè. Comunque è davvero bellissimo. Sofia gli dirà che prima o poi gli dirà che amerà Lord Electron. Sì. Poi proseguiamo, abbiamo questo bellissimo disegno, è stupendo. Ma siamo noi! Siamo noi che prima di farlo vedere ci teniamo così, guarda, facciamo un po' di forza e spingiamo contro ovviamente. E vinco io naturalmente, questa volta vinco io. E ovviamente vinco io, vince lei. Se lo fa Matilde. Sì. Allora, e ci scrive: carissimi Johnny e Giada, mi chiamo Matilde e vi scrivo da Catania. Mm-hmm. Anche se ho 14 anni, seguo volentieri il Gormiti Show e, i Gormiti. Mm-hmm. Perché secondo me non si è mai troppo grandi per guardare i cartoni animati. Bravissimo. E credo che la pensiate come me. Verissimo. Verissimo. È stato mio fratello Marco che ha 4 anni a farmi conoscere i Gormiti e a farmeli piacere. Spero tanto che riusciate a vedere il mio disegno e che vi piaccia. Un fortissimo abbraccio da me e mio fratello Marco. Grazie. Grazie mille. Hai proprio ragione, non si smette mai di essere piccini. Che bello. Poi, ci ha regalato anche Aoki. Che bella. Visto? Sei proprio brava. Poi, Lorenzo ci regala, secondo me, non so se ci ha scritto qualcosa. Secondo anche me è lui. Una battaglia. Anche secondo me è una battaglia, perché vedo un sacco di Gormiti, un sacco di nemici che si stanno... battendo, ci scrive. Vediamo qualcosa. Un pochino cosa c'è scritto. Sì. Ciao, sono Lorenzo e ho 5 anni. Vi mando con gioia il mio disegno di una scena di combattimento dei Gormiti. È vero, abbiamo indovinato. Che ho fatto tutto da solo. Ma bravissimo! Bravo, sì. Ho disegnato Xator che attacca i Gormiti. I Gormiti della roccia, Lord Titano, Kraios e il guardiano della roccia che controlla Lord Titano. È vero Titano. Che c'è pure l'Hyperbeast, giusto? Bellissimo. Bravissimo. Abbiamo una foto sì, qui. Sì, non abbiamo un disegno, ma questa volta abbiamo una foto che secondo me l'avrà fatta mamma o il papà. In un salotto troviamo, vediamo i nomi, Alessandro e Filomena. È fantastico perché sono... Hanno un sacco di cose. Sono immersi dai Gormiti. Bravissimi, non vi manca proprio niente. Non manca proprio niente. Non lo so cosa vi manca, ma cercherò, ma secondo me... Hanno anche le astucce e il diario, pronti per iniziare a scuola. Astucce, il diario, il quaderno, i collezionabili, le riviste, il pallone per giocare in spiaggia. Basta, tantissime cose, bravissimi. Poi abbiamo un disegno bellissimo fatto da Angelo da Taranto e adesso è stato bravissimo, però Giada, il mio nome non l'ha scritto proprio giusto. C'è scritto Gianni, ma io in realtà mi chiamo Johnny, è giusto dirlo? Sì, ti chiami Johnny? Johnny, però vabbè, Johnny. Non importa, su. No, non importa, è vero, non importa. Guarda che bello, ci ho fatto i cuoricini anche. Eh sì, perché lui ha capito che ora ami Lord Electrion e quindi cuoricini dappertutto. Lord Electrion. Ci scrive che ci adora e ha 8 anni e noi adoriamo te. Grazie mille. Poi ci regala a Aoki, Giorgio Elia. Io sono Giorgio Elia, disegno questo per voi. E ha disegnato Aoki. Ah, che bella, come sorride, contenta. Sì. Poi, prossimo disegno. Abbiamo dei fumetti, una storia. Poi lo leggiamo con calma, a fine puntata lo leggiamo con calma. Michele il ci ritorno regala... di Lord Voidus, il titolo. Il ritorno di Lord Voidus, guardate un po', poi lo leggiamo, promesso. Che bello, ho inventato tutta la storia. Ultimo disegno, Salvatore di 9 anni, scusate se non so disegnare con la faccina triste, potete salutarmi, questo è il backstage del Gormiti Show. Bellissimo, nessuno aveva mai disegnato il backstage. È fantastico, bellissimo, sono senza parole. Ci sei tu che baci qualcuno, penso a Lord Electron. Mi sa che sia Lord Electron. Magari ti trovi. No, Lord poi ci sono le sedie, abbiamo il divano, scusami, abbiamo i due divanetti, sono ancora legato alla prima stagione. Tu ti stai domandando che cosa sto facendo? Io mi domando che cosa fa Giada, fantastico. Aspetta, chi c'è qui? Chi c'è qui? C'è Titano. Maledetto Lord Electron, ha disegnato Titano geloso. Ora Giada, è arrivato il momento di salutare i nostri amici. Eh no, perché c'è una grandissima sorpresa adesso. Ma così sorprendi anche me? È proprio vero che al Gormiti Show le sorprese non finiscono mai, cos'è? Hai proprio ragione. Allora, nella nostra community su YouTube abbiamo fatto un sondaggio. Mm-hmm. E abbiamo chiesto ai nostri amici che cosa volessero vedere nella puntata di settembre del Gormiti Show. Ah, e cosa vogliono vedere? Un mio nuovo travestimento? Io che ti schiaccio di nuovo con i collezionabili? Sicuramente una delle due. No. No, nessuna delle due. Neanche ci avevamo pensato. Sai che cosa hanno chiesto? No. Hanno chiesto di fare un salto nel passato. Ah. Sei pronto? Eh sì, sono pronto. Neo Secret sono i nuovi Gormiti. Racchiudono un segreto. Per difendere la Terra da Oscurio hanno nuovi poteri. Scoprili.
mazza della terra. Appiccicosa. Cosa? Liana allungabile. Energia biomarina. Unisciti alla sfida contro le forze del male. E ci sono anche i Neocolor. Per la prima volta affronta Magor con l'aiuto del vecchio saggio. I grandi gormiti cambia colore. Difendi la terra con i nuovi grandi gormiti. Da Jig, sei pronto alla sfida? Facciamo un tuffo nel passato dei Gormiti nel 2010 e scopriamo l'evoluzione in Neorganic. È stata la collezione dedicata alla terza serie, composta da 35 personaggi, con il vecchio saggio e Magor. E abbiamo una storia da raccontare. Dopo uno scontro decisivo, su Gorm regnava finalmente la pace. Malgrado il silenzio dominante, la quiete fu turbata da Magmion per impossessarsi dei frammenti del codice di Magor. Nick, Toby, Jessica e Lucas, seguendo il suggerimento del vecchio saggio e Razzol di credere nella potenza e maestosità della luce, avevano scoperto il modo di ritrovarsi nel tempio del sommo luminescente, compiendo il magico rituale del medaglione e diventando nuovamente i signori della natura. Ma le nuove minacce, da parte del popolo del male, spinsero il sommo luminescente ad affiancare ai signori della natura nuovi eroi snelli e agili come loro. Era iniziata l'era dei Gormiti Neorganic, poderosi guerrieri che avrebbero combattuto su Gorm e sulla Terra. Ora siamo davvero arrivati alla fine della puntata. Eh sì, però prima dobbiamo salutarvi e rispondere ai vostri commenti. Iniziamo con i saluti. Demis Kayumi, Mira Miloti, Lorenzo Sallese, Davinder Kaur, Giuseppe Olio, Picasim 99, Gurjot Singh, Carmine De Martino, Mara Sandrini, Giorgia Carnevale, Antonietta, Giulia, Giacomo Iraci, Fabia Fede e Nathan. Ciao a tutti e grazie per averci iscritto. E ora rispondiamo alle vostre curiosità, alle vostre domande. Prima domanda, Picasim 99 ci chiede: che elemento vi piace? Allora, io l'ho già detto sicuramente in tantissime puntate del Gormiti Show, continuerò a dirlo: il fuoco. Io la roccia, anche se adesso non ho nuova fiamma. Però... Vabbè, sempre però mi piace sempre la roccia. Va bene. Prossima domanda, sì. Stefano Calvani. Dove e quando sarà disponibile il marsupio Porta Gormiti? Nelle migliori cartolerie a fine settembre. Giustissimo. Giustissimo. Gabriele Guerra, ma quanti Megazin ci sono? Ce ne sono 5 per adesso. Però? Chissà quanti ce ne saranno. Continuate a seguirci. E lo scoprirete. Piero Rogledi. Pietro Rogledi ci scrive: ciao Johnny, sono il papà di Nathan. Mi sta chiedendo mio figlio come mai nei Gormiti, essendo richiamati i quattro elementi di aria, fuoco, terra e acqua, sì, non esistono Gormiti proprio di acqua, ma solo di ghiaccio. È una domanda molto, molto, molto interessante. È curiosa perché comunque si chiede come mai nei Gormiti non c'è l'elemento dell'acqua ma del ghiaccio. Alla fine il ghiaccio è acqua solidificata. Sì, il ghiaccio è acqua solidificata e quello che penso io è che in un cartone animato, secondo me, vedere il ghiaccio, la forza del ghiaccio è più forte. Visivamente è più potente, è più bello anche secondo me da vedere. Non perché l'acqua non sia forte, anzi. Secondo me è questa la mia risposta. Bene, ora possiamo davvero chiudere la puntata, sì, e salutarli. Sì, però prima cosa dobbiamo ricordare ai nostri amici? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. E sì, mi raccomando, iscrivetevi, rimanete aggiornati perché noi continuiamo a mettere un sacco di cose sul canale. E ovviamente mettete tantissimi like, condividete e scrivete tantissimi commenti qui sotto. Perché noi vi rispondiamo. Vi rispondiamo, un saluto da Giada e Gianni. Ciao. Ciao.